Buongiorno a tutti amici, benvenuti sul mio American Truck Simulator. Siamo qua con questo Western Star, sentiamo un po'. Perfetto, freno, prima accendiamo i fari. Siamo a Pemberton, adesso andiamo a vedere tutto il panoramico che avevo visto prima. Vediamo un pochino che carico ho, che non ci ho guardato. Avevo un semirimorchio normale. Ora vedrò di rendere un po' più interessante questa conversazione, visto che le precedenti, devo dire, sono state abbastanza pessime. Sono con le ProMod 2.6, quindi del Canada. Beh, direi un camion un po' più interessante, se dobbiamo scendere per forza andiamo a vedere il punto panoramico. Ha meno cavalli del precedente, navigatore molto più bello, molto più grande, si vede meglio, finiture più belle, molto meno ogive per il controllo. Ce le ho tutte qua davanti, che secondo me è meglio. Bellissimi specchietti panoramici. Intanto ci spostiamo. Ah no, posso stare qui. Intanto qua vediamo lo sceriffo. Quindi molto più moderno. Vediamo anche la selezione lì. Sistema interattivo del veicolo. Passare di qua. E mi vado a vedere il punto panoramico da qua. Taglio un po', se non ti dispiace. Eccolo. Vediamo un po' cosa offre questo punto panoramico. Spegni il camion e via. Pemberton. Bella. Bene, bellissimo, lunghissimo, ora possiamo riprendere il viaggio. Così ci vediamo. Una bella strada, devo fare un sacco di chilometri a sto giro. Vediamo intanto se non ci arrivo giù dall'assa. Vediamo un po' la cartina. Eccoci qua a Pemberton. E devo arrivare a Vernon, quindi c'ho un tratto di strada abbastanza lungo. E come vedete è stata fatta questa parte qua. Poi secondo me si espanderà, arriverà in Montana, arriverà al Texas e secondo me si sposteranno anche di qua e qua saliranno, spero presto, anche se un pochino trascurato rispetto a Euro Truck Simulator, che hanno espanso molto di più. Spegnere il motore. Viaggiamo per le montagne. A me piace tanto, io ci vivo tra le montagne. Sai che novità. Quante ore ci vogliono? 7 ore e 35, quindi una
viaggio abbastanza. Devo fare la pausa di notte e poi vediamo un attimino che velocità si trova già a 50. Strade impegnative per si mette pure a piovere.
alle 9 di sera, come mai questo enorme traffico tra le montagne? Consigliate. Cavolo, peccato che non è giorno. È uno splendore questo posto. Di sicuro ci farò un viaggio giornaliero. Che peccato, veramente che peccato. Anzi, l'hanno tolta la strada. Attraversano la strada con il canale di scolo al centro con la nostra griglia. Altro punto panoramico, quindi qua mi devo segnare, che ovviamente sarà da ripassare e rivedere. Thank you.
veramente un gran peccato. La notte non è male per il viaggio. Avrei preferito vederlo. Strada tortuosa, anche bella da fare. Altra strada che chissà dove andrà.
qua, vedo che è tutto salito. Profondità di questi fari qua fa un po'... non mi piace. Perché non vai? Thank you.
Learjet. Quando arrivo nelle città va sempre a scatti, è il mio processore sicuramente, il Ryzen 5 non regge più questo gioco. Ho bisogno per forza di seguire. Rosso, rosso, rosso e rosso. Sono un po' una rottura questi semafori qua.
piacerebbe sapere se si può duplicare una partita, ma io penso proprio di sì, fare un duplicato del profilo e metterci queste mod, così almeno gioco con tutti i miei camion. Questo giro qua lo parcheggiamo bene, lo parcheggiamo male, o andiamo lisci, va. Già hanno fatto i chilometri. Bene, auguro una buona giornata a tutti e buoni trasporti e un piacere.